All Creativa con Banggood. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video collaborazione con Banggood, che semplificherò con il termine all, intendendo appunto quello che la Banggood mi ha mandato su mia scelta, quindi tutto quello che ho, tutto il bottino che ho preso da farvi vedere, che penso possa essermi utile dal punto di vista creativo. La prima cosa che voglio farvi vedere è questa, così non capirete una cippa, è una cosina in legno che adesso mi vedrete montare alla velocità della luce. È uno scaffalino poggia vasetti in cui tutti i vasetti possono rimanere in evidenza, grazie al quale io possa vedere tutti i colori che ho, una sorta di scaffale per ordinare il caos del mio armadietto dei colori. Molto carino, anche facilissimo da montare, come avete visto le istruzioni sono figurative, quindi non importa che siano scritte in cinese, è molto semplice, soprattutto risulta ed è stabile ragazzi. Bene, continuiamo con la haul. Altra cosina che ho preso è stata questa. I prezzi dei prodotti ve li metto tutti giù nell'info box, perché ragazzi non me li ricordo. Altra cosa che ho comprato, se fate del decoupage, se fate delle campiture molto ampie, vi consiglio di averli sempre a portata di mano, sono questi tamponcini per stendere vernici, colori, colle. Sono molto pratici, ne ho prese una confezione da 20, così, che è costata veramente pochissimo. Ricordo che è costata pochissimo, ma non ricordo quanto. Sono 20 tamponcini, io li uso molto, magari quando devo fare un corso, quando ho una classe, quando sono in classe con i bambini, ne do uno ciascuno e mi sbrigo in un attimo. Altra cosa che ho voluto provare sono questi, dei pennelli da battaglia. Allora, li vedo insieme a voi e vi dico subito come sono, perché tanto a me per i pennelli basta poco per capirli. Allora, ovviamente sono pennelli che paragono a quelli qualità Lidl, sono tutti pennelli piatti a lingua di gatto, le numerazioni, la gamma completa, e devo dire che la setola è flessibile e buona, e per quello che ci devo fare io vanno più che bene. Il taglio è fatto bene, guardiamoli tutti, sì, un buon taglio, un bel manico satinato nero, insomma per quello che ci devo fare io ci devo dipingere un murales su una parete, quindi non mi servono dei pennelli sopraffini, vanno più che bene, aggiudicati, anche questi un prezzo irrisorio. Il pannolenci non è mai troppo, ma il pannolenci è costosissimo, quindi io ho preso una busta di pannolenci con i toni del blu e dell'azzurro, è molto carino, guardate, c'è il blu, il blu oltremare, il turchese, l'azzurro e il carta da zucchero, quindi tutti i toni in questi quadrotti che potrò usare per i vari bigliettini e lavoretti, così come, se sentite tossire Enzino che qui con me mi sta facendo compagnia, oggi è febbricitante. E poi ho preso un'altra mazzetta di pannolenci barra feltro più che altro, e multicolor, quindi bianco, questa è formata 4, queste sono perfette sia questi che per quelli e quelli per la Big Shot, no? E allora c'è bianco, giallo, verde, rosso, bordeaux, rosa, verde scuro, ocra, azzurro e violetto, quindi anche qui la gamma completa di colori naturalmente principali per la creatività spicciola e lo scrapbooking, molto molto utile.
Appena l'ho vista mi sono brillati gli occhi. Io ne ho già due, però questa non potevo non prenderla. Tra l'altro sono utilissime e non se ne hanno mai abbastanza, anche perché molto spesso io le rovino con la colla. Di cosa vi sto parlando? Delle basi da taglio, quelle su cui è possibile andare a incidere sul cutter senza rovinare la base. Questa mi è piaciuta tantissimo, indovinate perché? Sì, per il fondamentale motivo che è rosa. Non potevo non prenderla, è troppo carina. Naturalmente, come tutte le basi da taglio, ha le diverse misurazioni. Qui ha bellissimo anche, questo mi serve moltissimo anche per il killing, quindi sono molto contenta di averla presa. E anche questo un prezzo molto molto allettante che io abbia in memoria. Altra cosa che ho preso molto molto carina è questo tris, li ho comprati ad uno ad uno, di nastro in canapa, uno verde, uno rosso e uno bianco, molto patriottica io, in realtà sono colori che userò singolarmente per diverse creazioni, anche a Natale per esempio sono degli ottimi alleati da avere in casa, quindi è sempre bene fare una mini scorta di queste cose. E ne ho presa anche una più bella ancora in tono naturale, sono tutte matassine se non sbaglio da 5 metri, ma ripeto, tutte le informazioni le trovate giù nell'info box. A me non interessa tanto la lunghezza, perché tanto io quando faccio i lavoretti e bigliettini ne piglio piccoli scampoli e quindi mi va bene qualunque lunghezza. Ho preso altri due rulli per l'inchiostro da incisione, ho preso quello piccolino e quello un altro intermedio. Mi serve averne differenti per la variazione dei colori, quando vorrò fare delle stampe con differenti colori invece di lavare sempre lo stesso rullo avrò lì vari rulli, un po' come si fa per i pennelli, no? E quindi per il nostro corso ho preso questi due rullini molto molto ben fatti, molto molto ben fatti devo dire. Poi un'altra cosa che ho preso per noi è questo, una sgorbia che abbia differenti punte. Questa appunto è una sgorbia da linoleum, vi faccio vedere, con questo bel manico così tondeggiante. Vi faccio vedere come funziona. Si seleziona la punta che desiderate, si innesta all'interno e si spinge col bastoncino fino a farla ben ben incastrare, in modo che poi si possa poi lavorare sul linoleum. Per eliminare la punta e sostituirla basta inserire il bastoncino sul retro e spingere via, ora mi uccido, ecco la punta che avevamo scelto. Di queste lino cut set ne ho presi due, perché uno è per voi, lasciate un commento qua sotto al video e nella data che vedete in sovraimpressione estrarrò questa da mandarvi a casa. Mi raccomando, per partecipare a questo giveaway bisogna essere iscritti a tutti e tre i miei canali, Ombretta, Arte per te e Due Cuori Una K, e seguirmi anche su Facebook. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook, i link li trovate tutti qua sotto, e presto questa sgorbia arriverà in una delle vostre case. Bene, questa è la mia piccola haul creativa piena di cose utili che su Banggood sono veramente facilmente trovabili. Ero un po' scettica per i pennelli, però devo dire che da quello che vedo mi sembrano molto buoni, le ghiere sono stabili, i peli non cadono se tirati con forza, quindi li vedrò poi all'opera e ve ne parlerò anche in futuro. Se dovessero comportarsi male ve lo dirò, ecco questo ve lo dico. Per il resto è tutta roba di facilissimo utilizzo, quindi non c'è bisogno di una prova su strada per vedere se una cosa è buona o meno, basta il tatto per capirlo. E tutto quello che ho preso devo dire mi piace moltissimo. Proveremo insieme durante il corso di incisione sul linoleum le sgorbiette, quindi in bocca al lupo, perché chi vincerà la sgorbia potrà mettersi subito all'opera insieme in contemporanea al video di Arte per te. E allora in bocca al lupo a tutti, spero che queste cosine vi siano piaciute, i link di tutto quello che ho preso ve lo lascio qua sotto nell'info box. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione sulle vostre pagine Facebook, vi aspetto anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una K, vi aspetto su Instagram, venitemi a trovare, cercate Arte per te, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!